oggi ho voluto realizzare queste ricette che si chiamano super brioscione e super rotolone. Un'unica ricetta, ma io ho voluto dividerla in due impasti per farvi vedere appunto due varianti. Il super brioscione sarebbe questo, fatto a forma di plum cake, che è veramente soffice e buonissimo. Questo rotolo farcito con Nutella che ha la particolarità, eccolo qua, di essere croccante. Prima di iniziare la videoricetta ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti tutti gli altri miei prossimi video. Seguimi anche su Instagram, sulla pagina Facebook e se non hai un account Facebook puoi tranquillamente seguirmi sul mio blog. Trovi tutti i link qui sotto nell'info box. Non ti dimenticare di lasciare un like per aiutare me e il mio canale a crescere, grazie! Per realizzare questo dolce ho usato 4 uova, dolcificante e aromi a piacere, 90 g di latte in polvere, 120 g di amido di mais, una bustina di lievito. Aggiungiamo dolcificante a piacere, vi consiglio di metterne abbondante. Aroma vaniglia. E adesso chiudiamo la planetaria e azioniamola per una potenza di 5. Io la metto a potenza 5 e faccio montare le uova per 10-15 minuti. Dopo che le uova con gli aromi e il dolcificante sono stati montati e abbiamo ottenuto questo aumento del loro volume, aggiungere il latte in polvere e l'amido di mais. Io li ho mischiati precedentemente assieme e adesso li vado ad aggiungere a cucchiaiate. Inserisco qualche cucchiaiata. Vado a riavviare la planetaria. Una volta incorporate bene tutte le polveri, per finire aggiungiamo una bustina di lievito e andiamo di nuovo ad azionare la planetaria. Ho versato il mio impasto prima qui, lo stampo da plum cake per fare appunto il super brioscione e poi qui stendendolo in un foglio di carta forno per fare un rotolo farcito. Voglio farvi vedere due varianti perché vengono entrambe buonissime. Adesso inforniamo a 180 gradi il nostro brioscione a forma di plum cake per 15 minuti. La nostra base per il rotolo per 5 minuti, controlliamolo sempre per diventare dorato e lo sforniamo subito. Allora, abbiamo sfornato per prima il nostro rotolo che ha un odore veramente buonissimo, mentre il plum cake è ancora in forno. E quindi abbiamo questo nostro foglio di base e lo andiamo a farcire con la Dutella. Che cos'è la Dutella? È la versione Ducan della Nutella. Io ce l'ho già pronta e vado a farcire. Adesso non ci resta che arrotolare tutto.
Ed ecco qua i nostri due dolci preparati con un unico impasto super briochone, che io l'ho fatto qui a forma di plum cake, come avete visto, però ho messo un post su Instagram dove tanti mi avete detto che volevate pure la ricetta, che l'ho fatto in uno stampo a forma di fiore, quindi uno stampo del tutto diverso, e poi ho usato tutto l'impasto per fare appunto la torta a forma di fiore, quindi viene proprio una bella torta, bella alta. Decidete voi come realizzare questa ricetta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!